Bentornati amici di Spazio Gamers in questo nuovo appuntamento. Oggi torniamo a parlare nuovamente di emulazione. In particolare parliamo del mondo MAME e di come gestire il proprio ROMset. Ora, molti di voi sapranno benissimo che ogni versione di MAME ha un proprio ROMset associato. Di conseguenza è necessario tante volte, per evitare casini, riscaricare l'intero ROMset e ripulirlo da tutte quelle ROM che non funzionano o comunque dai cloni inutili che non ci servono. Bene, per fare questo avete due possibilità: o vi sbattete a mano impazzendo, visto che sono veramente migliaia le ROM per il MAME, oppure utilizzare il tool di cui parlerò oggi, ma di tutto questo parleremo dopo la sigla. Bene ragazzi, allora questo è il link da cui potete scaricare MameShrink, che è questo applicativo di cui vi parlavo nell'introduzione del video. Una volta aperta c'è questa pagina di Google Drive, avete queste quattro icone, dovete selezionare la terza, che praticamente vi permette di scaricare lo zip di MameShrink 2.10. Una volta ottenuto il vostro zip, decomprimetelo in una cartella nuova, quindi nel mio caso io l'ho messa su emulazione utility. Qui avete tutti i vostri file del MameShrink, no? Dopodiché aprite MameShrink e vedete questa bellissima finestra molto minima, dove in alto a sinistra dovete pigiare l'icona della cartella gialla e andare a selezionare praticamente la posizione del vostro file exe del MAME. Quindi nel mio caso io ho la mia cartella MAME e seleziono MAME64.exe e faccio apri. Dopodiché seleziono genere XML e poi pigio carica lista, no? In questo caso il programma esegue MAME64.exe, come vedete qua in alto a destra inizia a creare la gamelist.xml, che è praticamente l'elenco di tutte le vostre ROM, delle ROM di quella versione MAME che state utilizzando. Ovviamente se scaricate un ROMset completo da siti come Play.com o altri, dovete assicurarvi di usare la versione MAME uguale a quella del vostro ROMset, perché se utilizzate versioni diverse rischiate che non vi funziona niente. Quindi aspettiamo che finisce. Ok, sto generando XML, perfetto. Adesso abbiamo qui la lista di tutti i giochi del MAME 0.75 nel mio caso. Andare a fare pulizia è molto semplice: o pigiate qua, tipo scrivete questo casino quello che c'è da un spunto, questo casino, vi spuntano comunque per dire i giochi che hanno a che fare con la tipologia casino, oppure che ne so, Pacinco, non so come si scrive, però Pacinco è esatto. Se qua Dodon Paci, questi credo che siano oggetti di Pacinco, potete selezionarli singolarmente, dopodiché fare cancellare ROM selezionate, di conseguenza le andate ad eliminare. Oppure potete fare una cosa ancora più bella, che è andare su tipologia, intanto svuotare questa, avere questa lista delle ROM, andare su tipologia. Per una tendina potete selezionare cloni, oppure giochi imperfetti, oppure giochi non funzionanti, o addirittura giochi con CHD, oppure giochi con sample. Questo vi permetterà sostanzialmente di andare a selezionare un colpo solo tutte le ROM di quella tipologia lì. Quindi per esempio ci interessano chiaramente i giochi non funzionanti, se comunque il MAME tendenzialmente è più, prima di essere un emulatore, è un progetto di raccolta dei vari RIP delle varie piattaforme da sala, quindi magari ci saranno anche molti giochi non funzionanti. Noi selezioniamo giochi non funzionanti, facciamo aggiungi alla selezione, lui andrà ad aggiungere i giochi non funzionanti e di conseguenza poi cliccando su cancellare ROM selezionati li andremo a rimuovere. Detto questo ragazzi, è tutto molto semplice. Sostanzialmente sappiate che potete fare la stessa cosa anche per i giochi imperfetti o per i cloni, stessa cosa, fate aggiungere selezioni, vi dovete andare a selezionare, qua non ne vedete perché io ho già fatto pulizia sul mio ROMset, e poi fate cancellare ROM selezionate.
tutto molto semplice, tutto molto immediato. L'unica cosa è che selezionando le ROM non funzionanti che hanno CHD, dovete andare a rimuovere a mano le cartelle CHD, perché il programma cancella solo i file zip. Detto questo, io spero che il video comunque vi sia piaciuto, che questo programma possa esservi utile a molti di voi. Scrivetemi nei commenti se avete trovato magari alternative più funzionali alla pulizia del ROMset, se il programma vi è stato d'aiuto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, al canale Twitch, dove la sera continuiamo a fare giorno per giorno i vari gameplay insieme a voi. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook, e niente, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!